Piacere di averti qua, Fabio, davvero sono proprio contento. Piacere mio, grazie mille. Complimenti. Complimenti davvero. Mi fa anche così specie sapere che sei di Nicosia come Forrest, che proprio sembrate di due continenti, proprio due pianeti diversi, vabbè. Come siamo quasi qua, anche fisicamente. Sì, sì, diciamo. Esatto, quello. Senti, va di sederti un attimo, parliamo un attimo del disco. Avevo detto prima il letterato del rap, perché davvero... Ma intanto il rap è diventato un genere finalmente che si è aperto, no? È un genere in questo momento multisfaccettato, dove è possibile trovare un po' di tutto, quindi c'è della roba un po' più letterale, della roba un po' più superficiale, della roba più da ballare, insomma è maturato come genere. Sì, ma no, anche nel senso che diventare popolare insomma, è diventato accettato dai rapper stessi. Insomma. È stata una lunga sì. cavalcata fino a qui. Che peraltro però insomma, non c'è artista al mondo che non abbia cercato di far sì che le proprie opere venissero viste, godute, ascoltate dalla maggior parte delle persone. Quindi. Vabbè, questo assolutamente, se no resti a giocare a casa tua, appunto. Al campetto. Senti, tu nel tuo lavoro appunto persona... hai dato fisicità alle canzoni, nel senso che addirittura sono diventate ciascuna una parte del corpo. Quella che abbiamo ascoltato, Crudelia, tra l'altro credo che sia dedicata a una storia autobiografica in qualche modo, cioè una donna... È una storia autobiografica che in particolare parla di una roba attualissima che è il narcisismo maligno, che è comunque una bella piaga, cioè che riguarda molti secondo me. E mi pare di capire appunto che insomma significhi con questo abbinamento del corpo... che proprio le canzoni sono carne, sono tua carne, insomma, sono una cosa... Sì, volevo un po' una sorta di autopsia, volevo un po' che fosse un disco a mia immagine e somiglianza, come, quindi una sorta di mito della creazione, volevo creare un album che mi rappresentasse al 100%, che quindi avesse un po' tutto di me fisicamente. Senti, c'è anche, mi pare, un tema che mi sembra fondamentale, che è quello dell'educazione al fallimento. Sì. Un tema che avevamo parlato qualche volta qua con Saviano, ma mi pare che in questa società molto performante invece un aspetto fondamentale, soprattutto per i ragazzi, per i nostri figli, sia quello anche di, non anche, soprattutto di contemplare l'idea che si possa, che si debba fallire per crescere, per progredire. Assolutamente, guarda, questo disco effettivamente racconta di una crisi, è un disco che parla di una crisi e del superamento di questa crisi. Paradossalmente raccontare questa mia crisi, mettere quindi in mostra anche se vuoi le mie debolezze, le mie fragilità, tra l'altro per un genere che di solito è ipertrofico e ego riferito ai massimi, riferito al massimo, cioè. E invece è stato proprio il successo è uno dei motivi del successo del disco, quindi effettivamente questa narrazione, questo lato B della popolarità che è fatto anche di fallimento, di momenti di depressione, interessa perché riguarda un po' tutti. Senti, il tour partirà tra poco, il 28 marzo da Jesolo, poi sarà il 3 aprile a Milano, sold out sia il 3 che il 4 aprile al Mediolanum Forum. Poi anche il 18 sold out. Bene, mi fa molto piacere per te. Il 6 aprile a Roma, il 9 aprile a Napoli, il 16 aprile a Firenze, appunto di nuovo il 18 aprile sold out a Milano. E poi a Casalecchio di Reno, e poi il 28 a Torino, e poi via via ancora a maggio. Noi abbiamo avuto qua Elodie, che ti avrà detto. Insomma, adesso è Sanremo, è la partita. Cioè, loro due stanno insieme. Tu vai a Sanremo con Elodie o no? Vado a trovarla alla finale, prima non voglio. Per non agitarla. Non voglio agitarla. Vabbè, senti, no, posso fare questo, visto che abbiamo avuto Piero Angela prima, posso far entrare Forrest per capire questa cosa? Ma certo. Michele, scusa. Visto come ho stretto Fabio di Nicosia, tutti e due, Fabio e Michele. No, per dire. Ma tu scusa, di che quartiere sei? Ecco, è quello. Sono Osservatore. Ah, Osservatore. Sì. E tu invece? No, perché il cognome Marrakesh non è proprio di Nicosia. Cioè... Però l'altro mio cognome è Rizzo. Ah, Rizzo è un cognome di Nicosia. Tu invece sei di? Io a Cudetta i Cappuccini. A Cudetta, noi parliamo così. Vuol dire la Salitina. Sì, sì, la insomma, si capisce che sono due quartieri diversi. Però scusa Fabio, sì. Io penso nessuna differenza. No, no. Perché entrambi di Nicosia. Infatti si vede proprio i tratti. E entrambi tatuatissimi. Sì, entrambi fidanzati con Elodie. Entrambi alti. Ciao Fabio, grazie infinite. Grazie a tutti. Complimenti. Non lo vedevo. Complimenti, da quella parte. Grazie.